take you on a ride. Wake up early in the morning, got that grind. Yes, brewing up some magic in the pot. It's that first sip of heaven as I start my day. Warm and inviting, not a single drop to waste. Dark roast or light roast, however you prefer. That sweet aroma filling up the air, making me infer. The caffeine kicking in, oh it's such a thrill. Focus, energized, feeling that skill. Writing rhymes and verses, no time to be idle. Coffee by my side like a true pal. Driving dreams, waking up to reality. Drinking coffee all day, got that quality. Black gold in my cup, the elixir of life. No need for sleep, I'm riding this caffeinated away tonight. From espresso shots to cold brew, there's so much to explore. The world of coffee is vast like an endless frontier. French press, pour over, aeropress, mocha pop. There's always a new way to make that perfect spot. Add some sugar and milk, but drink it black and strong. Coffee's versatile, singing its own sweet song. From dawn till dusk, I'll ride this caffeinated high. Feeling unstoppable, like a bird soaring through the sky. Whoa. Caffeine dream is cuppable, like a bird soaring through the sky. Whoa. Caffeine dreams, waking up to reality. Drinking coffee all day, got that body. Black gold in my cup, the elixir of life. No need for sleep, I'm riding this caffeinated wave tonight. Espresso so drip, my French press, it doesn't matter to me. Coffee as time keeps rolling on. With every cup a new adventure begins. In this world of coffee there are no end. Straight out of the shadows, here they come. Zombie nation marching to their drum. Graves open wide and the dead arise. We're under attack, but we won't die. The streets are filled with a chill, and it ain't just the winter's breath. These undead creatures have no heartbeat, they've reached their zenith. Eyes glowing red, chomping at the bit. Hungry for brains, we're fighting for survival. Hit 'em with this rhyme. Undead invasion, zombies in the nation. We won't back down, can't let them take control. Fighting to live, survive. Now they're just mindless zombies. Hands outstretched, reaching for that prize. Oh, so grimy. Blood on the streets, it's getting cold. Running for our lives, but they won't let go. Undead invasion, zombies in the nation. We won't back down, can't let them take control. Fighting to live, survive in their apocalypse. Their time to what life used to be before the apocalypse. The world was so different with peace. Tranquility, the man with a step we take is filled with fear. Lost in this battle, where can we find cheer? No time for dreams or love stories. Dodging bullets and avoiding history's both gory. Every moment we live is a brand new tale. The dead have taken over, but they won't prevail. Life's a roller coaster ride, ups and downs we face every day. But when you keep your head up high, you can make it through anyway. I know sometimes life gets tough, I know sometimes you feel lost. Yeah, yeah. But never give in to defeat, stay strong, don't let it beat ya. Nah, nah. And if things get hard, just remember you got this, believe me. Keep pushing forward, cause you deserve better than misery. Ooh. So lift your chin up, stand tall and be proud of who you are. Ooh. Don't ever settle for less, cause you know there's so much more out there. Yeah.
Cause when you fight something worth fighting for, then no one will stop you from going far. No. Just hold on tight and let your dreams take flight. Oh yeah. Oh my God. It feels good now, feeling alive, like nothing could ever bring us down. We gon' rise above the doubt. We gonna fly away, feeling free. Finally found our wings to fly. It ain't easy, but trust yourself. Do what makes you happy, babe. What? Believe me when I say the success isn't always measured in fame. If you want it. Hola ragazzi! Buonasera raga, ben arrivati in live. Buon martedì sera, bentornati dopo le feste. Salve, buonasera a tutti voi raga, buonasera Salvo, Paolo, Cristina, Enrico, Gloria, Thomas, Giuseppe, Adelmo, Francesco, Giovanni che domani va a scuola, Top Gun, Twins, buonasera Ray, buonasera Ray, buonasera Daniels, Pasquito, Momotta, Magazzini, Garra, Braccio Potente e tutti gli altri. Allora, buonasera Marco Tant. Buonasera Elia, dunque le feste sono passate, di mangiare abbiamo mangiato, siamo pieni direi. Estate agent Michele, poi vediamo. Buonasera Nicola, stai al sushi Giadi, va bene, buona cena. Buonasera a te, tacci, è crashato, sto gioco di merda, è crashato. Mizzica, è crashato, ma neanche si può giocare sto gioco. Vabbè niente, il benvenuto che ci dà il gioco a noi. Allora, tutto a posto, guarda, è appena cascato il gioco, Daniel, non lo so se è tutto a posto. Buonasera, Raff Mitico, buonasera Marco, David, buonasera a tutti. Se Dio vuole, se gioca Eurotrack, se Dio vuole, se non vuole, pazienza, vorrà dire che non ci c'è già, ciao. Vabbè, ho messo, perché forse perché ho messo tre mod, che mi stavo scocciando a giocare senza mod. I tuoi stanno a Roma, Giadi? Ho capito, va bene. Che computer tengo? Ryzen 9 3900X 4080 la scheda video 32 GB di RAM. Buonasera Giuseppe, bentornato, come me la passo? Dai, tutto bene. Che ho mangiato? Stasera incredibilmente petto di pollo con pure la carne, fettina di carne, cioè tutte e due, oggi proprio il bis, cioè anzi non si dice bis, perché bis è quando mangi di più, quindi diciamo oggi mischiato, va. Domani mi consigli di fare un video su State Agent, va bene Michele? Non ti prometto niente però, non è che dico va bene perché lo farò, dico va bene, grazie del consiglio. Allora, vediamo un po', stavo cercando un lavoretto da... Ecco, questo mi va bene, Roma-Verona, se Dio vuole, magari non crasha. Oh, come si dice, gozza d'anche in tedesco, grazie a Dio, va. Buonasera, chi mi manca? Rino, buonasera. Federico, buonasera. Tu domani porti farming? Io lo porto tutti i giorni su YouTube a video. House Flipper quando lo porto, Marco? Non lo so, non è che House Flipper a me piace tantissimo, mi piaciucchia, però non lo so. Non è che sono un amante di architettura, insomma, non sono uno che ama fare l'architetto. Buonasera Ray, ma che ora è nel gioco? Va, perché ho capito che mi tocca viaggiare di notte. Però di notte c'è sta brutta gente in giro, è luna di notte. E se vado a dormire di sicuro perdo quel lavoro, ma sì, ma chi se ne frega, tanto quel lavoro non è che... Andiamo un attimo a dormire, va, che così facciamo un viaggio di giorno, va. In live Gloria non lo so, sai, perché usi sempre lo Scania, perché a me va bene, io mi trovo bene con tutti i mezzi, quindi... Buonasera Gabit! La farò pure Michele, quella pure, gas station in live lo faremo anche. Alaska Road in track per ora, Alaska Road per ora in live non penso. Perché se poi comincio a farlo in live non riesco più a tornare a farlo a video. Se comincio a fare un gioco in live poi difficilmente riesco a rifarlo di nuovo a video ed è un problema. Buonasera Frank, ben arrivato Frank, buonasera Cristina. Hai visto gli zombie? In che senso hai visto gli zombie? In che senso? Ma perché l'audio lo sento piano? Oggi lo sento piano l'audio. Why? Di solito lo sento forte, oggi lo sento piano. Ciao Rossella. Allora, voglio andare a dormire. Poi vado a fare carburante che mi manca. Accidenti, ok.
Allora, dormire si dorme lì. Che faccio? Prima dormo e poi carburante? Sì, prima dormo e poi carburante. Sì, andiamo. Passate buone le feste? Sì, sì, tutto Andate. Bene. Buonasera Roberto! Andiamo a dormire che di notte non si vede niente, c'è buio. Prepararsi a voltare a sinistra. Il camion c'ha tipo 700 cavalli. American Truck non mi fa impazzire. No, American Truck non mi piace molto. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. Però sì, non è brutto, per carità. Voltare. Buonasera Angelo. A destra. Bus Simulator, ma a me non piace credo che è Bus Simulator, Fausto. Non lo si so prega il perché di invertire il senso di marcia appena possibile. Appena dormo faccio anche l'inversione di marcia. Aspetta un attimo che mi faccio un pisolino, così diventa giorno, che di notte non si vede niente. Oh, ora si ragiona finalmente. Andiamo a fare carburante. Ok, andiamo. E poi mi interessa. E poi andiamo a cercare un bel lavoretto da fare. Allora, ma che bello sto camion. Dov'è l'uscita? Il mio video degli zombie. A sinistra. Qual è sto video degli zombie? Sì, ho giocato diversi giochi degli zombie. Voltare a destra. I viaggi speciali, sì, si possono fare anche. È che non, i viaggi speciali non stanno ovunque. I viaggi speciali si trovano in alcune tratte. Voltare a sinistra. Oh, ma il Prepararsi traffico dov'è? A voltare a destra. Dove sta il traffico oggi? Ah, eccolo qua. Voltare a destra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Andiamo a fare carburante che abbiamo quasi. Siamo quasi al verde. Non importa, troverò un nuovo percorso. Ah, qua è. Ah, ma è la mia. È il mio garage. Ah, e beh, basta che mi fanno il carburante, che me frega a me. Allora. Sì, sì, come stavo a dire, le feste tutte bene, passate bene. Ieri, madonna, ieri, raga. Ma ieri c'era un caldo che se moriva qua. Ieri qua in Sicilia. Difatti mi sono bruciato, c'ho la testa rossa. Sono stato in campagna, mi sono bruciato. Ieri qua c'era un caldo da paura. Ora l'audio è un po' forte però. Comincio a urlare. Ieri c'era un caldo qua. Buonasera Vittorio. C'ha ragione Federico. Allora, stavo a dire, ieri c'era un caldo da paura. Lavoro autonomo. Ieri c'erano 36 gradi. La mia macchina diceva che ieri c'erano tre. Almeno la macchina diceva 36 gradi. La macchina diceva, eh. Ieri si crepava. Andiamo a Venezia, va. Andiamo a Venezia. Andiamo a Buon trovare viaggio. I veneziani. Andiamo a vedere se c'è l'acqua alta. Ok. Andiamo a vedere se c'è l'acqua alta a Venezia qua. Voltare a sinistra. Prepararsi a Bella voltare era Zaud, Lorenzo, era proprio sporcaccione. Voltare. Tutti erano sporcaccioni in quel gioco. Voltare a destra. Sì, siamo a Roma al momento, sì. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Eccoci arrivati, sani e salvi. Aspetta, ho sbagliato tasto. Vabbè. Come ho passato le feste, come ho già detto, in famiglia, in campagna, a mangiare, abbiamo arrostito, salsiccia, carne, carciofi,
tutto. Pane. Possiamo partire. Così, birra. Birra, pane, salsiccia, carne, carciofi, sempre fatti sul carbone. Buonasera, Ania. Una bella birretta. Caldo da morire. Ieri sono stato in campagna a petto nudo perché stavo a morire di caldo. Ieri stavo a crepare di caldo proprio in un modo assurdo. Ho capito, Michele, non c'è bisogno che lo ripeti. Buonasera Francesco, buonasera. Qual è il mio cibo preferito? Il mio cibo preferito è la pasta, la pizza, tutto quello che è fatto con la farina. Buonasera Magic, Magic Girl, buonasera. Voltare a destra. Daniele, non te lo so mica dire, dipende da lei, cioè quando lei dirà se vuole fare qualcosa. Alla rotatoria. Oh, bella Tony. Ma uscita. Uscire adesso. Allora, lasciamo Roma. Lasciamoci Roma alle spalle e stiamo andando a Venezia. Buonasera Vladimir. Prepararsi a voltare a destra. Quanto porti un Volvo? Ma per me è indifferente, per me i camion sono tutti belli, mi trovo bene con tutti, posso guidare questo tutta la vita per quanto mi riguarda. A destra. Buonasera Gianluca, buonasera. No, no, non mi far arrabbiare Michele, bravo, bravo, bravo. Io porto il Fiat 8090 sulla mappa. Land of Italy, Fiat 80, 90, cos'è Fiat 80? Sarà qualcosa a gloria di molto vecchio. Sarà molto lento, non mi conviene. Poi va a finire che mi addormento mentre che guido quel trattore, di quanto è lento, di quanto lavora poco. Che come? Nick, che bello che adesso fa luce tardi. Ah! Eh beh, sì, a voglia. Buonasera Angelo, a voglia, io sì, mi piace. Buonasera Angelo, ciao Francesco Tinnirello. Fa vedere il camion, lo vuoi vedere? Aspetta, perché devo cambiare strada a breve. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Allora, attenzione perché qua devo uscire, qui lo devo uscire, non dispiace uscire a nessuno, vero? Adesso. Vabbè, allora che stavo a dire? Oh Mirko si è abbonato, grazie Mirko, grazie dell'abbonamento. Allora Zimu mi dica, aspetta che c'è un attimino, Mirko. Eccolo qua Mirko, grazie Mirko, ti ringrazio Mirko. Ciao Nick 3. Ciao a te, grazie mille, buonasera. Allora, voi, io ho dovuto aiutare i tuoi. Hai aiutato i tuoi amici Zimu che hanno avuto problemi con una frana. Accidenti. Ingrossamento del fiume dovuto alle piogge. Ho capito, Zimu. Mi spiace che la tua giornata è stata, diciamo. Non è stata, insomma, di festa, va. Oh, l'importante, Zimu, alla fine è che non si è fatto male a nessuno, ovviamente. Buonasera, Neo. Buonasera, Sebastiano. Ciao Barbara, hai visto che la Polesine è diventata anche per console? No, no, non l'ho notato. Nick, su King Mod è pieno di trattori belli come Fiat vecchi. Ho capito Lorenzo, però io i trattori vecchi, a parte farli vedere, non li uso perché poi mi scoccia usare i trattori troppo piccoli. Cioè, che ci metto? Una rotola tra un metro? A destra e poi uscire a destra. Perché devo uscire che non c'è un bel niente? Oh. Uscire a destra. Oh Neo, grazie dei bitterini, Neo. Sto cercando un nuovo percorso. Grazie Neo, mi dai la carica, mi fa piacere Neo. Tutti salvi tranne una bici. Vabbè, la bici si sistema, si cambia. La bianca è disattivata, non funziona. Lasciamola perdere, non c'ho voglia di sbattermi. Ah, ok, Federico, ho capito. A destra e poi. E invece da me altro che alluvione, altro che ieri un caldo da paura. Ieri 30 e passa gradi qua da me a Catania. E
ieri proprio mia madre, siamo partiti che mi fa: portati giubbotto, portati maglie, maglioni. Ma che cazzo? Ma se si muore di caldo, che sono stato tutto il tempo senza neanche la maglietta addosso. Mi ha fatto portare dietro giubbotto. Ma che. Ma che ti pare? Oh? Che con 30 gradi c'ho bisogno del giubbotto io. Già morivo con una magliettina leggera. Neanche questa mi è sottenuta, per dire che è una maglietta leggera, figurati. Giubbotto, che devo morire. Quel mini landini inutile e brutto. Ok. Eh sì, effettivamente. Ieri hai visto la live di Miticaccio? Qualche cosina, Stefano, un pochino. Buonasera, Anto. Buonasera, Marco. Stiamo trasportando automobili a Venezia. Che se ne fanno a Venezia delle automobili? Lì hanno bisogno della barca. Invece Mauro da me è estate già. Ieri è estate. Difatti ieri ho detto: va, cominciamo a potenziare il frigorifero, va. Cominciamo a metterlo una tacca più forte. Ciao Elia. Che ho mangiato stasera? Petto di pollo, carne, frittata di patate. Tenersi a destra. Ieri c'era caldo, Magic. Allora pure tu sei del sud. Buonasera Paolo, buonasera Amy. Uscire. Vorrei chiederti un piacere, dimmi Neo. Apritemi, grazie. Notte Paolo. Ehi, mi t'ho salutato. Mazza, c'è una memoria, guarda. Su farming conviene le pecore da latte, ma su farming di base non ci sono pecore da latte. Su farming solo qualche mod ti mette le pecore da latte. Uscire. Voglio dire, in genere non ne fanno latte le pecore. Oh, Sebastiano! Grazie mille, grazie della donazione Sebastiano, ti chiami come me oltretutto. Ci chiamiamo entrambi Sebastiano, grazie mille del pensiero, ti ringrazio. Non so perché non esce l'alert, ma figurati, ogni tanto funzionano. Fa vedere l'esterno. Ciao Pirk, buonasera. Su farming le api. Io le api su farming più o meno. Le api su farming ogni tanto le metto, sì. Sei andato a farti assemblare il PC e non sai quando è pronto, Amy? Ho capito. Allora, auguri per il futuro PC. Ah, tu sei di Siracusa, Magic, ho capito. Hai visto che caldo ieri, eh? Ammazzo, ieri proprio non se ne poteva. Cos'è lento, Federico? Il caldo? Sì, il camion. La tendina Scania sopra, che mod è? Nessuna mod fa parte di questo mezzo. Non lo so, Neo, sinceramente, se conviene o meno, non lo so, devi fare le prove, perché mi pare che io ho le capre, non le pecore da latte, quindi buh. Vabbè, comunque già ho guardato, nei prossimi giorni c'è caldo qui, nei prossimi giorni ci sarà, vabbè, non caldissimo, sopra i 20 gradi qua in Sicilia, tutti, cioè, da qui a una settimana, per una settimana, insomma, non ce n'è, pioggia, freddo ormai. Per una settimana più di 20 gradi, addirittura forse tra 8-9 giorni quasi 30 di nuovo. Ciao Pirozzi! Quanto ti lavora la scheda video a te? Scheda video, che sta facendo? Ah, fatti sentire scheda video, che stai facendo in questo momento? Ah, non si vede, caspita. Voi non lo potete vedere, aspetta, ora ve lo faccio vedere. A meno che... cioè, aspetta, avete capito? Che vi faccio vedere. Ora ve lo faccio vedere, non dovete capire male però, Va bene? Allora, la mia scheda video sta
niente, 60%, quindi diciamo che la mia scheda video è tranquilla, va, non si sta sforzando più di tanto. La mia scheda video è rilassata. Che a sorpresa mi ricaccio nell'uovo di Pasqua, hai visto che l'ho convinto a venire l'altro ieri a registrare con me? Sì, certo, Edo. Io ho i maiali, nella vita reale no. La polizia, no, i carabinieri. Vabbè, tutte e due fanno le multe, cambia poco. C'hai tutto a ultra e penso che hai al massimo anche lo scaling. No, non lo so se lo scaling è al massimo. Aspetta, mi aspetti lei, mi aspetti, Emi. A 200 ce l'ho. Potrei anche metterlo, potrei mettere 300, Amuni. Vai, famo crashare sto gioco, andiamo. Nella realtà c'ho un paio di galline. Oh, ma le galline sono stronze, eh? Le galline sono una cosa assurda. Farai un gioco insieme a tutti noi. Non ti so dire già, vedremo. Ah, mo la scheda video al 100%, dai, E così mi fate consumare un mucchio di corrente elettrica, però. La scheda video è ciuccia, eh? Vabbè, fa niente, vai. Vi godete questa incredibile qualità grafica? O no? Vi piace la qualità grafica? Caspita, eh? È come se stiamo giocando in 8K quasi quasi. Sì, vabbè, su farming ho un po' tutti gli animali. A che serve lo scaling? Lo scaling è come se... Ma di preciso non lo so manco io, Marco. Però se tu giochi in full HD e metti 200x lo scaling doppio, è come se stai giocando poi in 4K invece che full HD. Quindi la scheda video deve sforzarsi molto di più. Ora come ora è tipo come se stessi giocando in 8K. Perché la mia scheda video si sta sforzando così. Perché sto giocando in 2K, però io ho detto alla mia scheda video di sforzarsi tre volte di più. Quindi qualcosa di simile. Noi su YouTube vediamo la qualità classica. Classica? Che classica, Lorenzo? Cos'è la qualità classica? No, Giadi, vabbè, dipende, non ti so di Giadi, guarda, non lo so, però non ho fatto né con uno né con l'altro. Non si vede niente. Bella Gianluca. Quanti autisti tengo io? Tengo più di 100 autisti. Oggi ho fatto, sì, ho fatto un video di farming, certo. Nick, farai altre mod per farming? Michele, sinceramente ne dubito, anche perché spero tanto che esce Farming 25 quest'anno. Buonasera Francesco. E allora, io ho notato che 3 anni fa Farming 22 è stato annunciato ad aprile. Andate. Quindi speriamo che questo mese ci fanno vedere qualche cosa, magari. Speriamo, perché se non ci fanno vedere niente non ho la più pallida idea di quando esce il nuovo Farming. Speriamo che questo mese è il mese buono. Grazie Federico. Perché non porti il gioco delle pizze e il gioco di caccia? Perché a me piacciono poco, ahimè. Non mi fanno mica così
impazzire, non so i miei giochi preferiti. Ciao Marco, uscirà a fine anno, ma speriamo. Ma veramente Frank, come ho appena detto, nel 2021 hanno fatto sapere già qualcosa durante aprile. Buonasera Cosimo, quindi speriamo che questo mese ci fanno sapere qualcosina, ma almeno, come dire, lo stiamo facendo. Almeno già sono contento se dicono questo mese, tranquilli che quest'anno esce, già mi basta. Già che dicono quest'anno esce, io già, pure che poi aspettiamo un mese per vedere qualcosa, mi va bene. Basta che mi dicono quest'anno esce e io già sono contento. Prepararsi a voltare a sinistra. Secondo te quando esce GTA 6? Ah, quello penso il prossimo anno. Oh! Cosa? Dove sono? Ho sbattuto contro la sbarra, forse? Boh. Non capisco io. Io non ho capisciuto cos'è successo. A sinistra. Firenze. Allora, io sì, ho visto il trailer di GTA 6. Prepararsi a voltare a sinistra. Frank, appunto. Che trasporto! Ah, oh, che bello! Voltare a sinistra. Lì c'è Miticaccio che ara. Come no? Non credo proprio, mi direbbe Miticaccio. Allora, da console stiamo ancora aspettando la Land of Italy. Mi sa Lorenzo che... Lorenzo, secondo me, esce prima Farming 25 da Land of Italy. L'importante è che non sia brutta. Mauro, pure io spero che... Io, guarda Mauro, spero che sia un po'... Non dico bellissimo Farming 25, prepararsi, però già se almeno c'è qualche cosa di novità, una grafica più al passo con i tempi. Non so, va... No, perché c'ho paura che se fa flop veramente... Veramente so guai, perché diciamo... Diciamo che ultimamente tanti giochi che in genere di solito hanno sempre fatto successo, ma sono capitati ultimamente tanti giochi che poi hanno fatto schifo. E mi preoccupa sta cosa, cioè ho paura, di solito Giants ha sempre fatto dei giochi buoni, quest'ultimo è stato così così, speriamo che il prossimo non è peggio. Buonanotte Michele, da me piove, ma quale piove da me? Da me si crepa di caldo. Gianluca, non ti sei perso niente. Giusto Frank, a te non piace più Farming, vabbè, dopo 2 anni e mezzo, vediamo il prossimo. Ciao Sebastiano. Ma qual è sto gioco delle pizze? Ah, quello, garra, ma a me quel gioco mi annoia, è troppo ripetitivo quello delle pizze. Quello delle pizze è troppo ripetitivo, devi stare lì a fare sempre pizze. Oh. Diventa una noia dopo un po'. No, Amy. Non ce l'ho messa, mi pare. Non uso molte mod, ho paura di far danni. Ne metto una, due ogni tanto, così. Ci stanno le balle di paglia, le dobbiamo raccogliere. Andiamo a prendere un trattore e le raccogliamo. Ma che è successo qua? Poddi si è ribaltato, è lui. Vigili del fuoco. Guarda Eurotrack invece non esce uno da 12 anni, porca miseria. Che babbe è più carino, dici. Ma a me piace così così anche quello. No, ex pazzo di persona non l'ho mai visto. Eurotrack, un aggiornamento del motore grafico. Sì, assolutamente, che sta grafica fa cagare. Cioè, ok, è sempre meglio di quella di Alaska Road, però ancora graficamente sì. No, una volta che tu guardi Unreal Engine 5, ormai vuoi solo quello. Tra poco esce un gioco molto carino, Solo che non mi ricordo come alla si chiama. Prendere la seconda uscita. Mi pare forse tra 7 giorni, tra una settimana, credo, non ne sono sicuro, Ma mi pare che tra una settimana esce un gioco di pesca. Un gioco di pesca simile a quell'altro, come si chiama? Simile ad Atlantic.
però con una grafica con tipo un Real Engine 5, una cosa spettacolare. Però non mi ricordo come si chiama, Ship qualcosa, boh, non mi ricordo. L'ho richiesto, se me lo danno. Ah, e allora Amy, allora forse Amy c'hai ragione, forse che c'ho quel pack che dici tu, è possibile allora. Ah, ho capito. E può essere allora Amy che l'ho messo. Mauro, provo a dare un'occhiata su Amazon. Bella, va Pep, buonasera. Veramente, allora, ciao Red, veramente non ne ho la più pallida idea. Non lo so, Red, a me non succede, quindi non ti so proprio dire. No, Frank, non l'ho ancora cercato, però sì, lo dovrei cercare. Oh, bella Pintus, tutto bene Pintus, tutto a posto, grazie. Mo so pure stracontento perché da, voglio dire, da un paio di giorni c'ho la gigabit. Da un paio di giorni c'ho la 1000 mega. No, no, questo non è un contratto esterno. Lo sai che nella 1.50 vogliono aggiornare la grafica? Ah, meno male. E uscirà il primo camion elettrico della Renault. Ok. Sai quando esce Farming 25? Non ne so. Non si sa niente ancora, Rossella. Addirittura, Marco. Allora ci dovete dare un'occhiata, caspita. Ma so pieno di giochi, so pieno di giochi. E poi ho visto anche la Off Bergman che ieri l'ha portata Miticaccio. Bella mappa, caspita. Il problema è che a portarla live non mi va, perché voglio dire, sapete bene che io ho bisogno di far video anche, mica solo live. Però allo stesso tempo a video c'ho già la End of Italy che, ok che la porto già da quasi 60 episodi, però boh. E poi vabbè, la Northmarsh ancora da poco la porto. Però la Off Bergman l'ho scaricata già, la Off Bergman ce l'ho, la mappa ce l'ho, però devo vedere, non lo so quando, però mi sa che la vorrei portare prima o poi. Nel gioco c'è il nuovo Volvo elettrico, non lo so, trasporto prosciutto, no, trasporto macchine. Ah, Vinci, allora, ma Alaska Road Ita? Alaska Road Truckers può costare 2,30 euro. Non lo so, Vinci, non lo so. Potrebbe essere, non lo so. Se quello è il prezzo. Non mi ricordo quanto costa, Vinci, non lo so proprio. Hai finito di scaricare la mappa nuova di Ark? 1 ora e 40 minuti. Io ci ho messo. Allora, io a scaricare 40 giga ci ho messo 10 minuti. Ma neanche forse. Ad aggiornarla ci ho messo quasi un'ora. Ad aggiornare 110 giga ci ho messo un'ora. Scarica 40 giga non ci ho messo niente. Scaricavo a 80. Sono arrivato a scaricare a 83 mega al secondo. Quindi all'incirca 800 mega. Buonanotte Paolo! Ma tu con Poddy non fai video di farming? E io ho gloria quando vuole lui. Però aspetta lui, cioè non è che io posso puntare la pistola addosso alla gente e viene a registrare con me, no. Non le faccio queste cose, quindi. Buonasera Daniele, che mappa uso, dove? Buonasera Francesco. Tu c'hai l'NVMe allora, Pintus? Caspita, prima o poi lo voglio comprare pure io. Da te fa un po' freschetto? Da me fa caldo. E non mi ricordo come si chiama, Sam. Ship sia, qualcosa di simile. Questa è la mia canzone preferita, questa qua. Ci
Ciao Giuseppe. Ammazza Pindus, quello bellissimo. Io c'ho un SSD da 2 tera, ma è un SSD. È più lento dell'NVMe. Ciao Giuseppe, tutto bene, grazie. Come si chiama la canzone? L'ho deciso io il nome, perché la canzone è mia. L'ho chiamata... La canzone l'ho chiamata Lord Vampiro, perché parla di quello, parla di un vampiro, il re dei vampiri. Ecco perché è un po' aggressiva, perché parla di un vampiro che comanda una schiera di morti, vabbè, insomma... Roba, diciamo, da anime, roba da fantascienza. Buona serata, Gloria! Esattamente, Sam, mi sa che è proprio quello lì, Sam, deve essere quello. Nick, tu sei andato a trovare Poddy a Brescia? No. Grazie, Luca! Hai impostato il navigatore? Sì, Marco, esattamente, strade secondarie, ma da una vita... Ma da tanto tempo. Beh, ma ci sta, no? Ci sta a vedere queste... Madonna, guarda quanto è bello qua. Cioè, questo gioco, se lo rifanno in Unreal Engine 5, ti godi un panorama da paura. Quanti soldi ho in questo partita? C'ho 300 e passa milioni di euro. 300 milioni. 307 milioni. Che mi sono mangiato a cena? Petto di pollo, carne, patate, frittata di patate. Non lo so domani che porto, Thomas. Domani vedo, domani ci rifletto. Domani io riflettere. Domani qualcosa la devo portare. Controllo, Fena, che mi fanno la multa. C'ho solo 300 milioni, divento povero. Mi potevano fare una multa, potevo rimanere offeso. Grazie Thomas, non penso che rifaranno Eurotrack in Unreal Engine 5, sì lo so, non lo penso neanche io. Vabbè, per me i requisiti li possono alzare tranquillamente, Amy. Per quanto mi riguarda ho una scheda video molto potente. Oh Francesco, ti sei fratturato il braccio, mi spiace Francè, riprenditi presto. Questo mezzo c'ha 700 che passa cavalli. Magazzini, nella vita reale li voglio. Nella vita reale li voglio 307 milioni. Che me frega a me nel gioco dei milioni? Che ci faccio? Non mi servono. Trying not to slide, steering wheel slippery, hands grip tight, wings coming down, can't see the night. Urban jungle, concrete and glass, can't escape the rhythm that pulses through my glass. Raindrops tap on metal, they play a beat. On this midnight drive, I can't skip the beat. Driving under the rain.
alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Voltare adesso. Roma! Metti la tua canzone, non lo so, è casuale. Arriverà prima o poi. E c'ha ragione, Garra. No, non è nuova questa canzone. Non faccio canzoni da un mese, Frank. Da un mese non creo canzoni. Questa l'ho fatta un mese fa. Buonasera, Luca, tutto bene? Allora, che ci fai con 300 milioni nella vita reale? Niente, in pensione per sempre. I tuoi parenti hanno mangiato l'uovo della Juve. I miei parenti, sinceramente, non lo so che hanno fatto. Vinci, può essere sì, Vinci, sarà quello il prezzo. Non mi ricordo quanto costa, ma se è quello, è quello. Ciao Loredana, dove sono diretto? E chi so ricordo? Ma stiamo sempre andando a Venezia, no? Sì, stiamo sempre andando a Venezia, sì. Bella Francesco, buongiorno a te. Ciao Antonio, io non tifo niente. Perché non le pubblichi che cosa? Le canzoni? Pubblicare le canzoni non è una passeggiata, non è che pubblicare le canzoni è gratis. Pubblicare le canzoni costa, addirittura roba tipo 15-20 euro a canzone per pubblicarle. E chi mo fa fame? E una volta che le pubblico mi becco pure il copyright. Poi mi devo pure rompere le scatole a farmi togliere il copyright. Di sicuro non pubblico 180 brani. A 20 euro all'una, a 15 euro all'una, te partono più di 1000 euro. Cazzoccola! Minchia, le orecchie mi sono sturato da solo. Buonasera Pierl, un pochino forte sto clacson. Questo è meglio. Buonasera Peppe, buonasera. Ti sei mangiato le zucchine Cosimo? Buono, buono, buono. Ah, io invece sapete che cosa ho appena fatto? Mi sono stiracchiato le gambe, che c'ho una specie di amaca sotto il tavolo. In pratica non sto né accelerando né frenando. Tolgo pure le mani dal volante. In pratica non sto né in pratica va avanti per i cavoli suoi, guarda. Ho le trombe! Io Federico, come vedi, trombo? Trombo forte! Tenersi a destra e poi uscire a destra. Davvero Thomas, vabbè pure io. Ma di sicuro non frena da solo sto disgraziato. Mi tocca frenare, accidenti. Buonasera Michele! No Peppe, non l'ho visto perché Gold Rush non ce l'ho installato, quindi non ho notato nessun mega aggiornamento, Peppe. Se un gioco non ce l'ho installato, mica vedo gli aggiornamenti che fanno al gioco. Prepararsi a voltare a sinistra. Hai il cruise control, certo. Voltare a sinistra. Of course. Of course.
Mass Simulator, non è che a me gli autobus piacciono poco. Mi piace di più Eurotrack, mi piace trasportare cariche più che passeggeri. Uscire adesso. Puoi riportare Pasmo, ma Pasmo da solo non mi piace, Loredana, e mi dicaccio comunque non è che c'è tanto, mi dicaccio e c'ha i cavoli sua e quindi da solo ma annoio, non mi piace Pasmo da solo. Pasmo da solo non mi prende. Ah, la polizia mi fa... Mi faceva la multa poi. Dove mi trovo adesso? Ma effettivamente quando è che arrivavamo? È da mezz'ora che stiamo viaggiando con queste macchine. Ma quando è che si arriva? Si arriva tra 340 km. Al momento ci troviamo. Ci troviamo. A Cimenti. Al momento siamo vicino, quasi verso Parma. Siamo sotto Parma. Poi andiamo a Bologna. E poi da Bologna me ne vado a Venezia. E poi a Venezia mi butto in acqua e mi faccio il bagnetto. O forse no. Poi mi abbuddo, come diciamo noi. Mi abbuddo, abbuddarsi significa buttarsi in acqua, insomma, bagnarsi nell'acqua. Buonasera Matteo. Dai che sta a far notte. E dire che avevo fatto dormire, mi ero fatto il pisolino. Oggi ho cambiato anche il router. Ora c'ho un router più moderno, così mi prende ovunque il wifi adesso. Dove sei andato a Pasquetta, in campagna? Oh Cristina, buonanotte, bella Bologna, va bene. Buonanotte a te Cristina, grazie dei cuoricini. Occhio che c'è l'acqua alta a Venezia. E vabbè, mi arriverà a bagnare quella roba lì, non lo so, capito? Minchia, farei ancora live su Sub Boost Simulator, non lo so, non mi piace molto. Ciao Ayman, ciao. Tutto bene Pierl, ma mi pare che te l'ho detto, vero? Comunque raga, negli ultimi giorni com'è la qualità dei video adesso? È più migliorata? In questi ultimi 3-4 giorni, come avete visto la grafica, cioè la grafica dei video com'è su YouTube? Diciamo sgrana. Ti lagga tanto Loredana? Prova ad abbassare la risoluzione. Dovrebbe andarti meglio. Per forza Emi, no? Mo sono passato alla gigabit, c'è una connessione straveloce. Ciao Robertino, che cosa ne pensi dell'aggiornamento di Eurotrack che deve uscire a giorni? Che non ne so niente Luca, non sto a guardare tutto quello che succede in ogni gioco, non so cosa deve succedere. È un gioco 4K questo? No, sto giocando in 2K, Francesco. Però ho messo scala risoluzione 300x, quindi... Tu la tieni a 720, Lorenzo, e ti dà problemi comunque. E vorrà dire che non hai... Sarà Lorenzo che l'internet ti va un po' lento. Oh.
Quanto pesa un video mio in media? Un video mio pesa da 15 a 20 giga. Quando porti un nuovo il nuovo trattore? Quale nuovo trattore? E allora Luca, non lo so, guarda, comunque se devo uscire qualcosa di nuovo di Eurotrack, sì, proverò di sicuro, eh. Buonanotte Thomas, grazie mille. Buonasera Mazzilla. Sì, questo gioco lo gioco da 12 anni, Francesco, mi piace. Ah, quello, sì, sì, me l'hanno detto, Luca, il Renault elettrico, sì, me l'hanno detto prima, sì. E aggiungono paesaggi e strade in Svizzera, ok. Sì, sì, me l'hanno detto prima, non avevo capito che si parlava di quello. Tu, gara, guardi la live in full HD. Su YouTube la puoi guardare in 2K. Quanto tempo impiego a caricare il video su YouTube? 5 minuti. E a dire la verità, YouTube è lento. Ci potrei mettere 2 minuti e mezzo a caricare il video. Ma YouTube non sfrutta tutta la mia connessione. YouTube al massimo mi fa caricare a 500 mega, mentre potrei caricare fino a 1000 mega. Praticamente potrei caricare 2 video in contemporanea. Comunque ci metto circa 5 minuti per caricare quasi 20 giga. Che monitor io tengo? Tengo un Asus TUF, mi pare che si chiama. Asus TUF, il mio monitor. Ciao Robertino, ti sei perso tutto il viaggio praticamente. Buonanotte Francesco, tu hai nella realtà 3 camion. Quanto spazio ha il mio PC? Buh! Circa 4 terabyte, più o meno. L'altro PC 8-9 terabyte. Petruzzelli, se il tuo PC ha i requisiti minimi per Eurotrack ce la fai. Quindi non lo so, dipende da quello. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Uscire adesso. Tenersi a destra. Che scheda video ho? Una 4080. Uè, Ghiopardo! Buonasera! Buonasera, Ghiopardo. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Buonasera a te Michael, sei andato a pollo e fettina di carne, tutte e due insieme oggi. Tu c'hai Windows 11, pure io uguale Petruzzelli, Windows 11 e Logitech G29, però poi dipende anche dal processore, dalla scheda video, dalla RAM. Stiamo andando a Venezia, al momento dovremmo essere vicino Parma. Ecco, difatti, al momento siamo vicino Parma. Adesso stiamo andando a Bologna e poi a Venezia. C'è ancora un po' di strada da fare. Buonasera Daniele, tutto bene? Passi per un saluto, va bene. Buona scuola allora per domani, buonanotte Daniele. Ah ok, tu boh, nella vita reale non penso di passarci. Guarda, sarà la prossima che cosa, Robertino? Live? Domani. Prepararsi a voltare a destra. Domani non vai a scuola, Matteo? Neanche io. No, GTA non lo gioco da un po' di mesi. Voltare a destra.
Buonasera Dark, tutto bene, ma grazie. Che componenti ho nel PC? Ryzen 9 3900X, 32 GB di RAM, 4080, la scheda video e un po' di SSD vari. Bella Patrick. E PC gaming ti consiglio per giocare solamente Euro Truck? Boh, non lo so, voglio dire, penso che, guarda, se vuoi spendere poco e allora bisogna puntare tipo sulle DDR4 come RAM, ovviamente, perché tutto quello che è DDR5 è costoso. Quindi in genere, se vuoi giocare solo Euro Truck e non vuoi spendere tanto, potresti andare tipo di Ryzen 5 5600G, che c'ha pure la scheda video integrata, e quindi è possibile che con quel processore puoi giocare anche senza dover comprare una scheda video dedicata. Quindi io penso che se ti fai un Ryzen 5 5600G, penso che con 500 euro qualcosina esce, perché il problema sono le schede video, è lì che spendi i soldi. Ok Marco, io faccio chirichetto, che chirichetto devo fare? Andare dritto. Beh, effettivamente Andrea. La mappa, cosa Robertino? Scusa, non ho capito. Alla rotatoria. Quanto costa il mio PC? Quanto costa? Beh, sulle 2000 euro di sicuro. Solo la scheda video è costata 1300. Uscire adesso. Prepararsi a voltare a sinistra. Allora, Nick, ci sei mai stato al grande parco figo a Bologna? Io non ci sono mai stato a Bologna, proprio. Voltare a sinistra. Ti ricordi quando hai giocato con Alex alla farm di zio Luigi? Mi ricordo poco, ma sì. Tu c'hai un PC raffreddato a liquido? No, io odio i liquidi dentro il PC, non mi fido. Non mi piace il roleplay, Cosimo, di GTA, non mi piace. Buona serata Mario, buone feste, beh, è passato oramai. Monaco di Baviera. Grazie Mario. Prepararsi a voltare a destra. Ciao Giuseppe. Voltare a destra. Sì signora, ora giro a destra. Oh, ehi! Quando è uscito il Ryzen 5600 ne hai venduti migliaia. Deve essere buono. Vabbè, con quello che costa, va. Per quello che costa, non è male. Soprattutto con i prezzi delle schede video. E quella macchina che avevi? Quale macchina? Oh, si vede che sto al nord. Sta a piovere. Troverò sicuramente Venezia allagata allora. Ah ok, c'è una 3050 Dark, ok. Sarà sicuramente meglio della scheda video integrata. Vabbè che però di Ryzen 5 5600 ce n'è tre tipi e solo uno c'ha la scheda video integrata. Ciao Gilberto. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Farmacia Alfa? Io veramente, Mario, non ti so dire, non penso, diciamo, di mangiare né capretto né agnello. In genere mangio carne di maiale, petto di pollo. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Buonasera Giuseppe, sto andando a Venezia, devo consegnare automobili. Uscire a destra. Devo consegnare queste belle automobili a Venezia. Non lo so, le faranno navigare, non lo so.
le porteranno nel canale, che ne so, non so il perché a Venezia. Ah, ok, Marco. Hai la moda della compagnie reali. Probabile, Gheopardo, ma ce l'avevo da parecchio tempo. Ce l'avevo già, insomma. Tenersi a sinistra. Tenersi a sinistra, Venezia. Ecco che c'è proprio la scritta Venezia. Dark, qualsiasi cosa che è il lavoro mi va bene, Dark. Oh, bella Gabriele! Tenersi a destra. Allora, sei a 100 km da casa mia, considerando che di solito sono 1.300. In che senso considerando che di solito sono 1.300? Sei vicino. Mo mi trovo. Sto appena lasciando adesso Bologna e sono a metà, quasi metà strada per Venezia. Ma come tira in salita, oh! Buonanotte Paolo! Polizia! Andiamo piano che fanno le multe. Ciao Gabriele, ciao Ale! C'è anche la nuova... In che senso, Giuseppe? In che senso, Xiaomi? Tenersi a destra e poi notte destra. Ratto, buonanotte ratto. Il cavolo che esco a destra. Uscire a destra. Sto ricalcolando il percorso. Perché mai dovevo uscire che poi dovevo tornare in questa strada? Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Stiamo andando a Venezia. Siamo poco oltre, insomma, Bologna l'ho appena passata. Quella non l'ho attivata, Gheopardo, non è attiva per ora. No, quella no. Ah, Xiaomi ha fatto un'auto. Non lo so, 5 canzoni italiane su 180, Gheopardo. Quindi, prima che ne capita una. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Venezia!
uscire a destra. Bene, stiamo andando adesso verso Venezia. Perché è una palla di Rocket League? Non lo so, l'hanno messa loro nel gioco, l'hanno messa loro. Oggi i clienti ti hanno fatto impazzire, sei riuscito ad aprire il supermercato solo un'ora fa. Ma stai parlando del gioco, no? I tuoi parenti guardano i tuoi video. Buh, non lo so, non mi fanno quasi mai sapere niente, quindi. Chi lo sa, potrebbe essere. Siamo quasi arrivati, dai, vedo il punto di consegna, mancano 22 chilometri. In pratica sto viaggetto è durato un'orettina. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Venezia, sono arrivato! Quando esce una tua canzone, basta, non ne sto a fa più per ora nuove canzoni. Quelle che ho mi bastano per ora. Nick, ti seguo da quando facevi cazzeggi su GTA 5. Ma non scrivere cazzo, perché... Non scrivere cazzo. Che al mio bot non gli piacciono i cazzo. Quindi, i cazzeggi. Non gli piace la parola cazzo. Tenersi a destra. Comunque, grande Antonio. Voltare a destra. A non scrivere cazzo. Voltare a destra. Abbazza la stanchezza della vecchiaia. Ui, stanno su 37 anni. Mamma mia, ieri proprio, ieri ero a pezzi, raga. Ieri c'avevo una stanchezza addosso, ieri sera. Cioè, se dovevo fare live ieri sera era impossibile. Proprio ieri ero a pezzi, ma c'avevo un sonno da paura. Non lo so, ieri in campagna è come... Mi sono sentito al ritorno come quando uno va al mare. Inizia che invece di andare a riposarsi al mare torni a casa distrutto. Uguale, allora, sono tornato a casa dalla campagna che mi sentivo come se avevo fatto non so che. Mi sentivo distrutto a pezzi. Uscire adesso. Ieri proprio sarebbe stato impossibile far live. Ieri proprio sono crollato da sonno. Almeno oggi mi sono svegliato che ero più carico, ho dormito un po' di più. Ma ieri... Poi vabbè, ultimamente mo... Io ancora c'ho tutte le lenzuola pesanti, no? Io ancora c'ho le lenzuola pesanti, tipo inverno pesante. Ma ieri ci stavano 30 gradi. Ieri mattina mi sono svegliato che stavo a morire di caldo. Praticamente su quattro lenzuola, diciamo, insomma, ne ho dovuto togliere tre per non crepare. Siamo arrivati a destinazione. Marco, quando io arrivo a 44 gatti in fila per tre con il resto di due, tu sarai, Marco, a qualcosina di più. Sì, Frank, ma io ieri, Frank, ho fatto la foto, l'ho fatta vedere a Miticaccio. Ieri, la macchina ieri mi segnava 36 gradi in campagna. Ieri la macchina mi segnava 36 gradi. Oh, qui c'è una canzone italiana. Parole cosmiche, la mia vita si accompagna. Sulle orbite del raffluttuo leggero, pianeti di rime, il mio verbo è sincero. Attraverso l'oscurità vedo la luce, il microfono è la mia navicella, il mio cuore conduce. Nel buco nero delle sfide trovo la forza, parole nate dalle stelle, la mia lingua è una risorsa. Come asteroidi di pensieri colpisco forte, il mio rap è un viaggio oltre l'orizzonte. Universo nel beat, l'energia cresce, rap intergalattico, la mia anima si esprime, tra le costellazioni il mio destino si disegna, parole cosmiche, la mia vita si accompagna. Thank you.
nella vastità del rap trovo la libertà come una supernova. La mia arte si espande attraverso il buio del dubbio, trovo chiarezza. Il mio rap è una galassia, un'opera senza fine. Viaggio tra i pianeti dell'hip hop con l'astronave del ritmo, salgo sempre più in top come un satellite. Orbito intorno alle rime, il mio flow è un'onda che attraversa il sublime. Verso nel beat, l'energia cresce, rap intergalattico, la mia anima si esprime, tra le costellazioni il mio destino si disegna, parole cosmiche, la mia vita si accompagna. Mettiamoci al lavoro. Sono il Big Bang delle rime, l'inizio di un'era, della notte del rap, la mia luce non si spegne mai. L'universo è la mia musa, la mia ispirazione. Nel vasto regno del rap sono la costellazione. È finita. Ah, e questa era una mia canzone. No, non sto giocando con qualcuno, sono da solo. Come fa a segnarti i gradi in campagna? Ho detto la mia macchina segnava la temperatura. In macchina, no? La macchina c'ha il... La macchina c'ha, insomma, il... conta a gradi, va. No, magazzini, non mi ci far arrivare alla tua età. Fammi stare qui, sto bene, magazzini. Non le dire queste cose. Non ti sento. Cosa non mi senti, Zordi? Ciao, Zordi, che cosa non senti? Andare dritto. Si va in Svizzera! Andiamo in Svizzera a comprare un po' di cioccolato. Svizzero, no, Novi! E fate passare, così gentili! Tutto bene, Mirmo, buonasera! Buonasera Wallet. Andare dritto. Certo che mi ricordo di te, Zordi. Per quanti porti YouTube, per quanti cosa? Alla rotatoria. Ah no, ma tu sei in Sicilia, non puoi segnarti i gradi della Campania. In che senso? Uscire adesso. Per quanti, da quanti anni faccio lo YouTuber? Da 11 anni. Verde appena mi ha visto. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Cosa stiamo trasportando? Oro? Cos'è sta roba? Cos'è sta roba qua? No, ho sbagliato tasto! Ok, andiamo. Andiamo. Andiamo, è diventato... Cisù, aspetta, che cacchio tenersi sto trasportando? Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Sto trasportando lingotti... Ma che scemo! Voltare a sinistra. Mi è cambiato il tasto. Una volta quel tasto serviva... Una volta quel tasto serviva un'altra cosa. Tenersi ora, a vabbè, sinistra va. E poi... Ho capito! Voltare a sinistra. Non ti piace la grafica di Eurotrack? Sì che mi piace. Io no, su Instagram non ci vado più, Dark. Mi sono rotto le balle di tutti questi social. Mi sono rotto le scatole di tutti questi social, TikTok, Instagram, Facebook. Ah, troppi social, mi basta YouTube e Twitch. Mi sono scossato di tutti questi social. Un social al mese devo stare su tutti. Si cammina con sta macchina. Mi sa Lorenzo che hai capito male. Non ho detto campagna, ho detto campagna.
i gradi dalla campagna, no, della campagna. Ho detto, la macchina mi segnava i gradi della campagna. Gna. No, no, gna. Campagna. Halt, stazione. Che mi sono fermato, ha fatto finta di alzarsi e poi si è fermato un po'. Carburante, ci abbiamo ancora più di mezzo serbatoio, stiamo a posto. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Sta bene. Uscire a destra. Adesso uscito, sono uscito. Ma Samuele, ciao, tutto bene? No, non ne mangio sushi. Tutto bene, Samuele. Non mi piace il sushi. O meglio, non l'ho mai provato. Diciamo, più che altro. E che a me piace più che altro la roba cucinata. A me piace più che altro la roba cucinata. A me piace più che altro la pizza. La pizza, la pizza. C'ho quella palla che mi si muove, c'è una palla che si muove. A te piace il petto di pollo? Ma come l'hai capito, Marco? Buonanotte Paolo! Buonanotte Paolo! Cosa c'è? Una stazione di servizio? Mo mi fermo che devo andare a fare pipì nella realtà. Bella Gianmarco, tenersi buonasera. A destra e poi uscire a destra. Va bene, usciamo a destra, vado a fare plin plin. Uscire a destra. Facciamo anche carburante già che ci siamo. Voltare a destra. Ma se volessimo dormire, tipo, quanto tempo resta prima che il lavoro lo devo consegnare? Tu fumi, io non fumo completamente. Aspetta un po', quanto tempo c'ho per consegnare? Se magari me lo fai anche vedere il tempo. No. Quando è che devo arrivare? Tempo rimanente 17 ore. Vabbè, qual è il problema? Dormiamo? Cosa? Annullare il lavoro. Steady. Ah no, io voglio dormire, no annullare il lavoro. Che t'ha detto cosa? Se vai a sushi troverai il pollo con mandorle. Mizza che bello è. Allora raga, vado un attimo a fare plin plin. Come diceva quella lì, tizia lì, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, torno subito. Make my stand, facing the crowd,
energy, living my dream, finally free. I'm chasing my dream, I'm chasing my dream, in my dream, chasing my dream. I won't stop till I believe I'm living my truth, following my heart. This is my journey, and we're gonna start hurt. From the concrete jungle to the bright lights, I rose from the bottom, now I'm soaring in sight. With every rhyme, with every beat, I found my purpose, and it feels so sweet. I'm chasing my dream, I'm chasing my dream, I'm chasing my dream, I'm chasing my dream. I won't stop till I believe I'm living my truth, following my heart. This is my journey, and we're gonna start. They try to bring me down, but I rose above. With the rhythm in my soul and the fire of love. Now I stand tall with a crown on my head. I'm living my dream and it feels so good. Yeah, I'm chasing my dream, I'm chasing my dream, I'm chasing my dream, I'm chasing my dream. Allora, dunque, stai giocando a Farming 19, Patrick? Quando esce il camion elettrico? E poi sì, ci facciamo il video live, boo. Allora, sono andato anche a prendermi un bel bicchierone di aranciata. Non è male. No. Perché c'è una spia gialla? Perché c'è una spia gialla? Boh. Carburante! €600 di carburante. L'aranciata è buona, buona, buona. Allora, siamo stati quindi in questa stazione di servizio. Sono andato ai bagni. Poi sono andato dentro a... Sono andato lì nella stazione di servizio a farmi dare un bicchiere di aranciata. No, no, questa è... Ma questa è l'aranciata, quella comprata sul mercato. È gassata, Giuseppe, è gassata. Tipo la Fanta. È passato Valentino Rossi. Quanti... Questo volante ce l'ho... dal 2020. Da 4 anni ce l'ho questo volante. Ok, toxic. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. No, mi sta facendo fare il giro largo per niente, forse, boh. Ah, era la spia dell'aria dei freni. Difatti mo si è spenta, però. Da quando ci sono le moto? È una mod. Buonasera, Daniele. Che ti sei perso? Il primo viaggio, questo è il secondo. Già mi sono fermato, Davide. Ho preso l'aranciata.
Ma che è chiuso? Oh, piano. Pareva chiuso, era rosso. Ciao Mohamed. Io c'avevo il G25, era difettoso, sì. Avevo il G25, ma dopo 10 anni non ne volevo più. Destra. Ti piace? Non so che cos'è, Mohamed. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Non è, no, non ho mai avuto il G27. Sono passato dal G25 al G29. Prepararsi a voltare a destra. Oh, buonanotte, voltare Luca. A destra. Notte a te, Luca, grazie della compagnia. Tenersi a destra. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Uscire adesso. Ah, bella, l'aranciata mi rinfresca, fa anche ruttare. Ma fa il ruttino. A digerire. Car Mechanic, quando lo porto? Non lo so, vediamo in questi giorni ovviamente. Ciao Giovi. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Sono gentili che mi fanno passare, guarda. Ciao Gregory, buonasera Gregory. Io che DLC posseggo tutti quelli delle mappe Toxic. Poi c'ho il DLC, quello dei carichi speciali. Quasi tutti ce li ho, direi, almeno le mappe tutte. E State Agent Giovi, non lo so quando lo porto, non lo so. Forse domani, però non lo so, non è che mi piglia ancora tanto perché è ripetitivo. Non ti so dire, c'ho paura che devo fare la stessa cosa che ho fatto la volta scorsa. Bella Andrea, buonasera Andrea. Che ho mangiato a Pasqua? Salsiccia, fettina di carne, carciofi, pane, birra. Ho mangiato carne adesso. Praticamente. Alex, lo sento, non lo sento da un po', non lo sento da 2-3 mesi, da quella volta che abbiamo fatto il video. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Scusa Nick, hai fatto e registrato una canzone. Veramente Giuseppe, ne ho 177 di canzoni. Ho creato 177 canzoni. Non una, tutte quelle di sottofondo le ho create io, tutte quante, dalla prima all'ultima. Buonasera Fabietto. Bella Gabriel, ti sei cambiato nome, ok. Prepararsi. Ti capisco Gregory, ti capisco Gregory.
Che viaggio sto a fare? Stiamo andando in Svizzera. Siamo partiti da Venezia. Mono, sto andando in Svizzera a consegnare lingotti di alluminio. Perché non scarichi moto con mappe di altri continenti? E che lì c'ho paura di rovinare il mio salvataggio. Oggi c'è l'aggiornamento di SnowRunner, non l'ho visto. O magari il mio PC l'ha fatto e non me ne sono accorto. Che birra bevo? Oddio, io non bevo spesso birra, molto raramente, quindi quella che compra mio padre, non lo so cosa ha comprato, l'ho bevuta e basta. Com'è andata a Pasqua? Tutto bene, Gabri? Tutto bene. L'hai messa su Spotify? No, perché non è gratuito mettere le canzoni su Spotify. A quel punto divento veramente una casa discografica per metterle su Spotify. Va bene, Gregory, va bene. Andare dritto. Ah, davvero, Gabriel, sei stato qua in Sicilia? Un'etichetta indipendente, Frank. Eh sì. Andare dritto e poi voltare a destra. Ah, sei stato a Catania, insomma. Dove sto io? Dai, qua. Voltare in zona. A destra. Vediamo un po', Parma-Livorno, mo vediamo dove mi fa andare. Com'è il tempo? Caldo. Finalmente, mi viene da dire, perché mi ero scocciato di accendere i riscaldamenti. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Caldo. Uscire da te caldo? Adesso. Quanto dice che ti manca per finire? Buh! Oh, Fabietto! 2 euro from Fabietto 46. Nick 36, il mio idolo, sei una leggenda. Grazie Fabietto, grazie della donazione, grazie del supporto. Mi fa molto piacere, grazie mille. Stavolta l'alert è uscito, prima no. Boh. Quindi non sono neanche registrato. In che senso non sei registrato? Cosa, Giuseppe? Non ho capito. Comunque mancano 600 km. Cos'è che non sei registrato? Ah, i brani ce li ho nel mio PC e basta. I brani ce li ho nel mio computer e stop, niente di più. Non li ho messi da nessuna... Ah, registrati in quel senso? No. No, non sono registrati. E quindi tecnicamente è come se non sono miei. Non essendo registrati non hanno un proprietario, ma ce li ho solo io, quindi... Diciamo che sono mie. Perché ce li ho... Sono mie, però non li ho registrati perché costano. Bella bip. Sì, ma tanto oramai chiunque può creare brani, raga. Ormai i social saranno a breve strapieni di brani, quindi non è che ho fatto una cosa complicata, quindi chiunque può creare musica. No, ma chiunque può creare musica. A creare un brano ci vogliono 5 minuti. Uscire adesso. Ormai i veri cantanti hanno la concorrenza dell'intelligenza artificiale che fa questi brani qua. Questi sono tutti brani fatti con l'intelligenza artificiale, quindi. Andare dritto. Ah, a quanto pare, Giovi. Sì, Samuele, ieri c'erano tipo 30, Samuele, ieri 30 gradi c'erano. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. C'è più gente su YouTube o su Twitch? Su YouTube c'è più gente. No, ma Twitch mi sta andando malino ultimamente.
Ok, diciamo che ormai Eurotrack non piace più, c'è poca gente sia su YouTube che su Twitch con Eurotrack. Forse magari se lo faccio in multi, però è difficile beccare qualcuno che ha voglia di giocarlo con me in multi. A parte ovviamente magari giocarlo con voi, ma è diverso. Per me, cioè, la gente si diverte di più quando magari mi vede giocare con qualcuno che io e lui scherziamo, ridiamo, facciamo magari eventualmente capita un incidente, alla gente piace quello. Però è difficile trovare qualcuno ultimamente, amico mio, che c'ha voglia, insomma. Sinistra. Buonasera Marco! Io i trasporti lunghi, ho fatto due viaggi, tutti e due abbastanza lunghetti, un'ora ciascuno. Non lo so, magazzini, però sì. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Wey, noce, buonasera. Uscire? No, non esco. Uscire a destra. No. Riorientamento. Può essere, Gabri, però non ce l'ho al momento. Motori vuoto, suoni diversi, no, ancora non ho quel tipo di mod. Ok, Gabriel. Quanto manca? Ce la facciamo? 500 km. Forse ce la facciamo per le 23, vediamo. Bello qua, bello. Alaskan non lo porto in live, no. Per ora lo sto a fare solo a video. Per ora Alaskan lo sto a fare a video. Allora, telepass, io dico che vado dritto se c'è il telepass. Ciao Gaspari, buonasera Gaspari. Forse devo stare a sinistra invece. Tenersi a sinistra. E te pareva. Aeroporto Milano? C'era scritto Milano Centro Aeroporto Linate? E invece io non ci devo andare. Metti una freccia ogni tanto, c'hai ragione, così.
Carabinieri? Genova Torino. Berna Zurigo, e dove dobbiamo andare noi? Dobbiamo lasciare l'Italia. Buonanotte Garra, buonanotte, grazie di essere passato. Tenersi a destra e poi uscire a destra. No, 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 non devo uscire. Uscire a destra. Se io esco a destra qua mi fa fare inutilmente sto giro qua senza motivo. Madonna, ancora è bello lungo sto viaggio. Mi sa che non lo facciamo, forse entro sto... Mi sa che entro sta live neanche ci arrivo, è non bello importa. Che è lungo. Troverò un nuovo percorso. Vedremo. Bella Mauro, buonasera Antonello. Maronna mia, comincio a sentire caldo a dire che mi sono tolto prima, c'avevo un'altra maglia. Ma mi tolgo questa, rimango tipo scimmietta perché sotto, sotto diciamo c'è la coperta di lana, come si suol dire. A che ora stacco? A destra e poi. Staccherò alle ore 23 come sempre. Mi faccio quelle due orette di live perché la mia voce dopo due ore che parlo c'ha più voglia di andarsi a sparare che altro. La mia voce dopo due ore ha voglia di abbandonare questa vita. Eh sì, si sente un po' stanca. Mi fregano i camion magazzini, anneggia. Ne ho, c'ho 100 camion magazzini, uno più uno meno. Ah, procede il viaggio, però tutto bene. Per ora alles gut, come si dice in tedesco, alles gut, tutto bene. Sto andando a consegnare in Zurigo Postpad. E al momento mancare 460 chilometri. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Ah sì, mi sono buttato dritto dritto. Ma comunque ho fatto disdetta. Ho fatto disdetta alla team. Tra un mese non ci avrò più la team. Oggi hanno chiamato, hanno detto: ma siete sicuri? Ma sei sicuro che vuoi togliere? Vuoi uscirtene? Sicuro, sicuro, sicuro. Ciao Danilo da Savona, grazie Danilo. Diciamo che però team mi ha tenuto compagnia in tutti questi anni di video, negli ultimi 8 anni mi ha tenuto compagnia, però adesso la mandiamo in pensione. Qual è la città più grande su Eurotrack? Non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea, Giove. Boh. Bella Fabio. Ciao Fabio, buonasera. Addirittura Antonello. Pod è difficile da beccare. Beh sì, Magic, mi setto quello che devo settarmi ogni volta, sì. Adesso c'ho internet con dimensione. Adesso c'ho la 1 gigabit. Thank you.
Buonasera, buonasera Teone. Il gioco della città non lo sto giocando da parecchio tempo. Non mi ha fatto impazzire. Dopo un po' City Skyline l'ho trovato un po' assurdo, per via del fatto che niente, mi chiedeva sempre case, ma mancava poi. Però mancava, cioè, boh, insomma, c'erano cose strane, va. Mo' non mi sto ricordando bene, però City Skyline era assurdo, mi chiedeva case, però poi la gente tipo non ci andava ad abitare. Voltare a destra. Ah sì, Antonello, Lo sai che non si vede? Ciao Riccardo, buonasera Riccardo. Che è successo qua? Un altro incidente? Un altro ribartato? No, un altro, se questo si è andato a schiantare proprio. Quello si è andato a schiantare. Oh oh. Non mi hanno fatto la multa, e dire che stavo andando parecchio veloce. E dire che stavo correndo a 10 km orari più del normale. Stranamente non mi hanno fatto la multa stavolta. Che fino a fatto il G29 e il G25 l'ho buttato, era rotto quel volante, non funzionava più. Hai detto che Ark va male, sì. Peccato perché piace tanto come gioco a serie. Sì, va male, oggi è pure uscita la nuova mappa Scorched Earth. Però che devo fare? Non va tanto bene. Lo sto portando comunque, Ark, ma sì, non va molto. Non so più i tempi di una volta, qualche 2-3-4 anni fa le cose andavano meglio. Ma ultimamente tutto calato. Il cliente si aspetta che arrivi. Mazza, ma non si può manco perdere un attimo di tempo. Ma perché? Quanto manca? Ops, per arrivare. Devo arrivare entro 1 ora e 50 minuti? Impossibile. Mi tocca correre come un dannato, ma non ci arrivo lo stesso. Ma sei in Svizzera? All'incirca quasi, sì. Aspetta, tempo rimanente un momento. Per arrivare io o tempo rimanente per arrivare? Cioè. Oh, Ciccio, ma che cazzo fai? Non ho ben capito. SimCity era bello davvero fatto da te, peccato che non lo fai più. Magic, che te devo dire? Beh, l'avevo fatto un bel po' di cose, però poi era arrivato a un punto che non si riusciva più ad avanzare perché non mi quadravano le cose, mi chiedevano le case, ma poi restavano vuote, cioè mi sembrava alquanto sbilanciato quel gioco. Cioè, arrivato a un certo punto, se la cosa non quadra. Mi hai inviato una richiesta su Steam, Antonello? No, ma io non accetto amicizie su Steam, perché non hai idea di quante amicizie mi arrivano su Steam. Se avessi tutti amici su Steam, non posso più aprire la chat di Steam, che mi ritrovo messaggiato da quando apro il PC, da quando accendo il PC a quando lo spengo. Quindi in genere su Steam tengo solo gli amici che conosco e basta. Nicchia, porti le gare su Car for Sale. Quello lo devo fare, Lorenzo. Fatti viaggi in ADR. E che sei in ADR?
Aspetta un momento, allora noi arriviamo entro... Aspetta, non ho capito, ma noi arriviamo entro 4 ore o boh? Amico, ho capito. Io in quanto tempo devo arrivare? Non sto a capire. Devo arrivare entro 1 ora e 11 minuti o devo arrivare entro 4 ore e 30 minuti? Ma mica lo sto a capire. Mo sto accelerando perché dice che sto arrivando in ritardo. Mo guido come un pazzo scatenato da galera, tipo. Non sto a capire. Allora, 278 km che forse li faccio in 4 ore, però la consegna da fare entro un'ora. Sicuramente arriviamo in ritardo. Cioè, dovrei arrivare entro un'ora, ma in realtà me ne mancano 4, perché 270 km mica li faccio in così poco tempo. Bella Matteo, tempo rimanente significa il tempo che ti rimane prima di essere in ritardo, appunto. Ma è impossibile che arrivo in 58 minuti. Ma che è pazzo, è impossibile. No, mancano 4 ore per arrivare io. Però la consegna la devo fare entro 54 minuti. È impossibile. Forse non dovevo dormire, perché mi pare che abbiamo... Mentre, sì, mi pare che quando sono andato in bagno, certo, l'ho fatto dormire. Il personaggio, quella dormita, mi ha fatto fare il ritardo. Ma se non puoi manco farti un riposino. Sì, arriva in ritardo Gaspari, è inevitabile, mancano 40 minuti. Che sto trasportando? Lingotti di alluminio. Purtroppo non so lingotti d'oro. Lingotti d'alluminio. È impossibile. Ancora mancano sempre 4 ore. Ah, davvero Magic? Devo vedere allora, perché non l'ho notato. Un gioco horror di un guardiano del cimitero. Mancano 20 minuti e io ancora sono in ritardo di 3 ore. Non lo so, Matteo, non è che mi prende moltissimo, perché poi mi diventa ripetitivo. Devo vedere, Matteo. È che poi c'ho anche l'intelligenza artificiale che non va tanto bene. E mi piaceva giocarlo con l'intelligenza artificiale, con i comandi vocali. Niente, non ci arrivo, 10 minuti per arrivare, siamo in ritardo, ufficialmente siamo in ritardo. Ufficialmente siamo in ritardo di 3 ore e mezza, porca miseria. Oh, bella Antonio. Buonasera Antonio, ma non si può neanche dormire sto gioco. GTA 6, sì, GTA 6 lo vorrei giocare quando esce, raga, vorrei, certo. A voglia. Ho giocato tutti i GTA, li ho finiti tutti in vita mia. Tutti, vabbè, a parte quelli per PSP, tipo. A parte quelli, diciamo, che ne so, Liberty Stories, quelli no. Ma quelli più importanti li ho giocati. E siamo in ritardo, 0 minuti. Vabbè, sicuramente anche il fatto che facciamo le strade secondarie fa perdere un mucchio di tempo, perché se facessi solo l'autostrada... E
Io no, però non ho, quelli non li ho mai giocati. Non ho mai giocato i primi due GTA. Ho solo giocato dal 3 in poi. Graveyard Shift. Ok. Nick, guardo solo 10 minuti che domani è scuola. Sì, Antonio, io pure voglio staccare alle 23 più o meno. Anch'io. Vabbè, ormai siamo in ritardo, però ormai acceleriamo, rischiamocela. Che è più divertente guidare un po' come i pazzi. Poddy non entra, no, Mattix, buonasera. Supermarket Simulator è bello pure. È vero, è carino. GTA Sant'Andreas l'ho finito più di una volta, ha voglia che l'ho giocato. House Flipper 2 lo sto già giocando, Matteo. Ogni tanto ci faccio una live. Guardare così senza caputtarsi. Solo io ce la posso fare a non capportarmi. Non è detto. Potrebbe succedere. Ha voglia che gioca a Farming Matrix. Però faccio i video su YouTube. Ogni tanto lo porto anche in live. Ah, però diciamo che, vabbè, al momento io di Farming sto a fare in live la mappa Italian Rice. Però diciamo che non è che mi sta facendo impazzire tanto la mappa Italian Rice. Forse sarebbe il caso, magari mi piacerebbe fare una serie solo live e sto a fare Italian Rice. Però penso che forse l'ideale è che mi comincio una mappa nuova da fare solo in live, perché l'Italian Rice mi piace così così. Soprattutto devo togliere quella dannata mod che mi fa, quella mod lì che mi fa mangiare un botto gli animali, perché ogni volta perdo tutta la giornata solo a dare da mangiare gli animali ogni volta. Oh, bella Nicolas, sei passato a salutare. Nicola, mi fa piacere, buonasera. A che ora stacco? Stacco appena finisco il viaggio, stacco. Buonasera, Valed. Oh, aspetta. Sfido ogni terreno senza paura. Sui social il suo nome è un trend. Nick, il gamer, il mito che si fare. Sì, è un evento. Farming Simulator, l'arena del suo trionfo. Nick è re del gaming, nel virtuale un colosso. Avventura senza fine, nel mondo digitale. Nick è la sua leggenda, un percorso speciale. Speciale, yeah. Nei pixel e nei beat il suo destino si intreccia. Nick il contadino virtuale, nella rete si specchia. Coltiva amicizie come campi di grano. Nel vasto mondo digitale il suo nome è conosciuto. Con il joystick della vita Nick si muove tra binari digitali. La sua storia si sovraintreccia. Farming Simulator, il suo regno di passione. Nick il contadino virtuale conduce la sua missione. E così la storia di Nick, il contadino virtuale, si conclude sullo schermo, ma nell'anima è speciale. Tra click e tastiere, la sua leggenda risplende. Nick, il gamer, nel cuore di chi lo comprende. I'm a rebel gamer. I don't care what they say. Quanto manca alla consegna? Poco, 100 km, saranno 2 minuti. È quella degli... sì, esattamente, Magic, la devo togliere. Sì, sì, è proprio... è una bella mod, però sballa tutto quella lì. Ma poi non ho capito, quella mod la aggiorneranno, la sistemeranno. Uscire a destra. I'm a rebel gamer. I do it my way.
palloncini, Matteo. Sto guidando da criminale, Rino. E vabbè, fa parte del gioco, ti sfoghi. Fallo pure tu, Rino. Nella vita reale guidi bene, qui puoi guidare come vuoi. Buonasera, Leonardo. Supermarket. Non lo so, raga, in questi giorni che sono pieno di giochi. Ciao, Vladimir. Oh, Magic. Buonanotte. Buonanotte, Magic. Mi raccomando, c'è il caldo, eh. Fa troppo caldo questi giorni. Eh già, pure io devo stare attento a sto caldo. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Buonasera Davide. Andare. Buonasera, andare a sinistra. Hai mai giocato Forza Horizon? Sì, ma non mi piace a me Forza Horizon, mi piace poco. Guarda, mi piace di più guidare qui, spericolato. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. E te, da te nevica, da me si muore di caldo. Quale nevicare? Michael, fammi andare a 120, che sarà mai? Io che ho mangiato? Petto di pollo e fettina di carne, stavolta tutte e due messi insieme. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto. Oh, sto camion tira che è da paura. Andare dritto. Questo camion tira da paura, eh. È messo, vado un po' di fretta. Sono in ritardo. Dovevo consegnare 3 ore fa, sono in ritardo, sennò non mi pagano bene. Quanto costa Eurotrack? E poi voltare a destra. Ricca, in descrizione c'è un link per comprarlo scontato, penso poco più di 5 euro. Buonasera Nico. Alaska Simulator Verona è uno dei più belli. Sì, beh, sì, è molto più simulativo quello, è vero. È vero Magic, Alaska è più simulativo, hai visto, posso aprire il cofano del motore, controllare il livello dell'acqua, batteria, sì. Da te sabato ci sono stati 27 gradi e stai a 700 metri dal livello del mare, dici? Ma sì, il supermarket è carino. Come guidi tu nella vita reale? No, nella vita reale sono più attento ovviamente, ci tengo a non farmi male e a non far male a nessuno. Ma nel gioco ogni tanto si schiaccia l'acceleratore nel gioco. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Tutto a posto. Se guidi così nella vita reale sei un uomo morto. Sì, probabile. Ma io tanto non guido camion nella vita reale. Non c'ho neanche la patente del camion. C'ho solo la patente della macchina. Voltare a sinistra. Quindi non ti preoccupare. Accendo la freccia, perché se non metto la freccia la freccia bisogna metterla. A voltare a destra. Hai mai giocato a FIFA? FIFA sì, ma tanti voltare anni fa. A destra. Il calcio non è che mi piace. Buonanotte Enrico, sono arrivato. Mo consegniamo. In ritardo siamo arrivati. E dire che andavo pure di fretta, guarda. Andavo pure molto veloce. Ti abiti vicino a Taormina? No. Notte Guglielmo! Buonasera New Jessix! Vediamo un po' se si capisce qualcosa qua. Forse vado a sbattere. Sì, vado a sbattere, dai, tanto che me frega. Tanto non è mica mio il carrello.
Notte Paolo, buonanotte. No, non ho sbattuto, non mi hanno fatto multa. Sì, forse invece sto sbattendo. Invece mi sa che sto shrigando un pochino. Tutto bene, New Jessix. Domani mi dici quanto costa Alaska. E che ne so quanto costa Alaska, Vince? Cosa ne so quanto costa Alaska? Buonanotte Nicola, dai, ci siamo fatti una risata. E una consegna, due consegne in ritardo mi sono pure fatto oggi. In ritardo. Sì, sì, FIFA l'ho giocato, ma non mi piace a me FIFA. Cosa? Meno 16.000 euro per due ore di ritardo, dai. Ma fanculo, ma avete fatto, ma perché? Non si guadagna niente qua. Mi consigli un volante da PS5 a PC? Logitech G29. Quello che uso io. Domani che porto il live? Non lo so ancora, raga. Non ci ho pensato. Domani vediamo, eh. Ci avrei tipo da far car mechanic che non lo faccio da una settimana. Vediamo, non lo so. Domani, ragazzi, si vedrà. Per oggi ce la concludiamo. Eurotrack non lo portavo da più di 10 giorni. Eurotrack, quindi per quello ho deciso di portarlo. Va bene, allora, ragazzi. Dunque, non lo so se c'è qualcuno a cui fare un ride. E funziona, no? Beh, sì che funziona, il mio volante è per la PlayStation New Jessix, però lo uso sul PC. Bella Ale, ciao Ale. Ah, allora, vediamo se c'è qualcuno per un ride su Twitch. A pazzo? L'ho fatto, mi pare, l'ultima volta a pazzo. Non lo so, se c'è Marti, non so chi c'è in live, sinceramente. Vai il ride. A te Ale, io faccio i ride a chi conosco. A chi conosco? Seguito. Oh, facciamo a Marti che l'altra volta l'ho fatto a pazzo. Domani, l'ho già letto. Va bene, allora, perfetto ragazzi. Dunque, vi ringrazio per la compagnia, per la chiacchierata, per il divertimento, per le donazioni che mi avete anche fatto, per il supporto. Naturalmente ci becchiamo in live domani sera. Non so con quale gioco, come vi ho già detto, ma domani lo scoprirete. Ovviamente durante la giornata pubblicherò video su YouTube, se vi va di vederli. E va bene, concludo quindi. Buona serata a voi ragazzi, grazie ancora della compagnia. Ciao ciao, buona serata.